Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con Liberamente Parliamone, in onda dal lunedì al sabato alle ore 16 per un paio d'ore. Potete telefonare al 351-9319-265 per i vostri commenti, per partecipare in studio, oppure potete utilizzare lo stesso numero per immagini, qualsiasi piccolo filmato che pensate possa essere utile a chi pubblicamente segue il nostro programma, anche attraverso il social Redazione Telemaig su Facebook. Per quanto riguarda la posta elettronica, vi ricordo telemaig@libero.it. Riceviamo un ottimo riscontro per le psicopillole a cura della dottoressa Andreina Piscitelli, ottimo riscontro per la cucina, per lo chef Nicola Gravina, ottimo riscontro per quanto riguarda le interviste, gli interventi in studio che vi stiamo proponendo quotidianamente. Oggi ospiteremo il sindaco di Sant'Eramo, come avevamo già accennato ieri, verso la seconda parte del programma Liberamente Parliamone, l'onorevole Nunzio Angiola. Magari qualche anticipazione su questo nuovo decreto legge che è addirittura d'arrivo. Esce, non esce, quando? È così. La vita non può essere piatta, ma voi immaginate, domani alle 8 sarà pubblicato il decreto. Non c'è l'italianità, non c'è l'essere, no, no, non c'è, non ci piace, non ci piace così, non ci piace. A noi piace invece che si dica domani esce il decreto e noi lo aspettiamo e non esce il giorno dopo, ma esce, non esce. E allora tutti su Facebook, ognuno dice la sua, sì, prima era in piazza, prima era al bar. Prima era in altri luoghi che ognuno diceva la sua, tutti i professori del diritto, tutti i professori del giornalismo, tutti i professori di politica, tutti erano i più competenti del calcio, di tutto di più. Noi siamo così. E allora ricordatevi che chi ci rappresenta, rappresenta il popolo italiano, ossia come siamo noi, siamo loro. Quindi ricordatevelo bene, come siamo noi, sono loro. Non si sfugge, perché sono eletti, eletti da noi, e se sono così è perché noi li abbiamo selezionati con il voto popolare. Detto questo, ognuno ha quel che si merita e noi ci meritiamo di essere trattati in questa maniera, perché noi siamo così. Chiami l'idraulico, domani alle 4, alle 16 sono a casa tua. Le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, dopo una settimana arriva. Alle 16. Ta, 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 ta. E guarda, una settimana di ritardo. Ma io te l'avevo detto alle 16, mica te l'avevo detto il giorno. Noi siamo così. Beh, vogliamo parlare delle liste d'attesa? Noi siamo così. Vogliamo parlare di quando chiamano i vigili davanti a Pascarrabia l'auto? Noi siamo così. Se siamo così noi, chi ci rappresenta è così, dalla più bassa carica istituzionale alla più alta. Sarà forse per questo che viene trattata male l'Italia in sede europea? Non lo so, ma noi siamo così. Quindi oggi il programma, lo slogan è, il titolo è Liberamente parliamone, sottotitolo Noi siamo così. E Anna? Non c'è Anna. Anna! Forza Anna, che adesso ci colleghiamo con il sindaco di Sant'Eramo. Quindi dobbiamo imparare prima di tutto ad accendere i tablet, perché si preme il tastino e poi si aspetta qualche secondo affinché il display si illumini. Dopodiché, Anna, buon pomeriggio. Dopodiché, Anna, dobbiamo ricordare la password del tablet. Dobbiamo ricordare la password. E come fai tu a ricordare la password del numero 1? Scusami Anna, questo intermezzo, un attimo. Poi la password del numero 2, che è questo, e poi ti devi ricordare la password del numero 3.
E se poi devi accendere anche il cellulare, ti devi ricordare la password del cellulare, numero 4. Tu come fai con i tuoi dispositivi di collegamento esterni? Anna, che password utilizzi? Non nei dettagli, ma come fai? Come fai a ricordare le password? Hai centrato il problema. Mi fanno impazzire le password. Io non dico dove le nascondo, perché non ne ho una, la devi anche cambiare, perché l'anno scorso, per esempio, sì, ho avuto un hackeraggio di quelli terribili. Chi si è permesso? Chi si è permesso? Chi si è permesso? Ne ho diversi. Ho visto, cara Anna, io sono un po' geloso, cara Anna. Sì. Abbiamo fatto una riunione di redazione telematica oggi a distanza, perché l'ordine del giorno era: siamo gelosi di Anna. Eh sì, perché ti abbiamo visto su questa grande motocicletta e noi dicevamo: ma come, non esce, non vuole uscire in TV, non vuole venire agli Acquaviva, e poi che fa? Se ne va in giro in motocicletta su questa grossa cilindrata. Allora, spieghiamo l'arcano. Poi mi è comparso il ricordo dell'anno scorso, perché l'anno scorso ci fu una bellissima manifestazione, proprio oggi, sì, tra i cavalli e le moto, quindi è vecchia, è dell'anno scorso, Gino. È vecchia, ma c'è chi è andato a scrivere: adesso ti passo a prendere, e quindi noi siamo molto gelosi di questo fatto. Gli unici che possono passare a prenderti sono i colleghi, ma prima dei colleghi i tuoi cavalieri, nessun altro si deve poter permettere. No, veramente... vorrei Angela, perché è veramente bravissima. Tu non sei da meno, però io penso sempre ad Angela, perché è molto attenta, è molto brava, è veramente una collega capacissima. Quindi un saluto ad Angela, so che dietro le quinte, so quanto lavoro sta facendo, soprattutto in questo periodo, perché si deve barcamenare, perché tu, Gino, ma Angela... sei intelligente. Angela non va in motocicletta. No, Angela, se la metti sulla motocicletta è brava, se la fai andare in bicicletta è brava, dove la sistemi è brava, dappertutto. Che vi devo dire, io sono d'accordo con te, però noi abbiamo fatto la riunione e la delibera è stata: non toccateci Anna. Quindi attenzione, devi informare su social che la delibera di redazione, il verbale di redazione, no delibera, già ne fanno troppe le istituzioni. No, vabbè, Gino, la deformazione, tu stai sempre a leggere la DCPM, PCM, allora, delibere, il verbale della redazione è stato: non toccateci Anna. Ecco, quindi mi raccomando Anna, non ci tradire, tranquillo, anche perché avevamo concordato già ieri la bella scaletta di oggi, quindi sappiamo che oggi ci sarai, abbiamo due belle interviste, informeremo su quello che sta succedendo qui nel nostro territorio e niente, poi ci sono le tue sorprese, quelle non le dici a nessuno, quindi non lo so. Altro ci riserverai. Annaggia Anna, mi puoi dire la password del cellulare? Me la sono dimenticata, per piacere, tanto non ci sente nessuno, dimmi. Quella mia non si accende. Gino, non ti posso proprio aiutare. Va bene, Angela, va bene. Scrivere da Angela, è brava. Ecco. Sindaco, buonasera, buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi. Siamo già connessi in trasmissione? Sì, siamo già in trasmissione. Siamo buon troppo pomeriggio. Siamo in anticipo. Ciao Anna, ciao. Adesso ci sono. Però sindaco, io le devo dire. Sono a casa. Sindaco, io le devo dire la verità, non so, non conta nulla il mio parere, ma con no, la barba. No, non la piaccio con la barba. Con la barba non ci piace proprio. Non so, detta alla paesana. A me invece piace. E chi devo ascoltare mo, Gino? Allora sul social lanciamo subito una cosa seria, perché dobbiamo un po'. Se Anna dice così devo quantomeno tenere conto della sua opinione. No, in questo momento quella barba, quel vissuto, sicuramente è come dire, è il
indigna con quello che sta succedendo e secondo me sì. Sta bene, perché fa capire anche la sofferenza di un sindaco, perché c'è anche quella, il da fare di un sindaco. Questo è stato sì, un periodo dove i sindaci sono stati tutti in primo piano, vero Gino? Ne abbiamo sentiti sì, tanti sì. Ecco, sindaco, sindaco, quindi... quando un giornalista inizia così vuol dire che c'è la fregatura, c'è la domanda impertinente, c'è la domanda impertinente. È iniziato così. Non avevo dubbi. E c'è la domanda impertinente. Facciamogliela fare subito ad Anna, così le altre saranno migliori. Prego Anna, qual è la tua domanda impertinente? No, nessuna domanda impertinente, lo dicevo veramente riflettendo, ma l'ho detto anche quando abbiamo sentito anche il sindaco di San Michele, perché insomma c'è stato questo periodo che insomma non si capiva nemmeno dove mettere le mani, diciamo così. Sono stati tutti molto bravi. La mia domanda è semplicissima. Adesso si riparte. E quindi ieri sera ha fatto una lunga diretta, il sindaco ha dato delle anticipazioni, ha bacchettato qualcuno, perché insomma qui alla fine vogliamo sempre il pettegolezzo, invece poi è entrato nel concreto. Niente, il mercato è una cosa più difficile, sindaco, che ha dovuto, con la quale ha dovuto scontrarsi. E poi se il cimitero sarà, ci sarà la sanificazione, questo me lo chiedono, o la disinfestazione, perché pare che ci sono anche zanzare in questo momento, i moscerini. Quindi queste due domande, grazie. Allora, noi abbiamo fatto la disinfestazione, diciamo è stata fatta l'altra sera, in tutta la città peraltro, e le operazioni di sanificazione, noi adesso le stiamo facendo a zone, e quindi ci sarà una sanificazione innanzitutto sui luoghi pubblici più frequentati, quindi partiremo dai luoghi pubblici anche all'aperto ovviamente più frequentati, per poi passare agli edifici chiusi, gli edifici pubblici comunali chiusi, che quindi riprenderanno piano piano l'attività di ricevimento del pubblico, naturalmente sempre su appuntamento. Quindi questo è sicuramente, posso dire, che è il nostro, cioè l'attività che stiamo già svolgendo, quindi anche per il cimitero è ovvio. Lo abbiamo fatto peraltro due giorni fa per il palasport, il palavitulli e il campo casone, gli spogliatori, gli ambienti comuni, proprio per cercare di ridare un po' di speranza e ridare soprattutto dei luoghi che siano igienicamente sani e privi di qualsiasi dubbio rispetto alla sicurezza anticontagio. Quindi anche il palavitulli, il campo casone, il campo sportivo sono stati sanificati, quindi sono attività che stiamo svolgendo e stiamo svolgendo a fasi, affidandoci naturalmente a ditte esperte in questo, quindi assolutamente posso tranquillizzare tutti i cittadini rispetto anche al cimitero, alla sanificazione del cimitero. Sindaco, a proposito di questo, è cresciuta, siamo ancora un comune riciclone o ci siamo bloccati? No, devo dire che contrariamente a quello che qualcuno può pensare, al netto di qualche aumento nell'abbandono di rifiuti ingombranti che c'è stato durante il periodo di chiusura obbligata della cosiddetta isola ecologica, il centro comunale di raccolta dei rifiuti, per cui alcuni cittadini magari non sapevano che cosa fare, non volevano aspettare, non volevano, volevano togliersi di mezzo dalle cantine o dai garage determinati oggetti, c'è stato un incremento dell'abbandono di rifiuti purtroppo nelle campagne o in luoghi comunque isolati. Però a fronte di questo, che comunque purtroppo il fenomeno di sporcaccioni, io non mi stanco mai di dirlo, va combattuto e continuerò a combatterlo. Però devo dire che i cittadini di Sant'Eramo sono stati estremamente diligenti, continuano a essere estremamente diligenti, la raccolta differenziata ha continuato la sua attività a pieno, quindi la ditta continua a effettuare regolarmente, qui non c'è mai stata per la raccolta differenziata di rifiuti un'interruzione, quindi le percentuali sono superiori, nei mesi diciamo di emergenza sono state sempre superiori al 72%, superiori al 72%. 72? 72. 72. 72, bene.
quindi si sono mantenute sicuramente molto elevate, tenendo presente che comunque, per quanto questo non incida moltissimo, però ecco, tenete presente che è comunque diminuita la raccolta degli esercizi, cioè si è azzerata la raccolta degli esercizi commerciali al dettaglio, pensate appunto ai negozi di abbigliamento che producono plastica, producono carta, di imballaggi. Quindi nessuna ecotassa, noi siamo tranquilli su questo. No, infatti, no, da questo punto di vista ormai siamo un comune virtuoso e questo grazie all'impegno sicuramente di tutti i cittadini. L'amministrazione fa la propria parte, ma è normale che lo faccia. Ma poi i protagonisti, come al solito, sono le persone, i cittadini, che se non hanno coscienza civica e non hanno senso di responsabilità, l'amministrazione può sgolarsi quanto vuole, ma non si raggiungono i risultati. Certo. Sindaco, la cosa più difficile in questo periodo, con la quale ha dovuto combattere, se c'è? Ma la cosa più difficile con cui ho dovuto combattere è realmente la insensibilità di una fetta, seppur piccola, della pozione. Cioè ci sono i negazionisti anche del virus, quelli che dicono, che sostengono che è tutto un complotto e che quindi le restrizioni, le chiusure, le ordinanze dei sindaci, me compreso, sono soltanto dittatura camuffata da, e quindi che non hanno compreso soprattutto la portata rilevante di questa pandemia. E sicuramente questo è il problema che noi sindaci tutti, credo, abbiamo affrontato prevalentemente. E poi sicuramente l'altra difficoltà grande è nella interpretazione delle norme, perché anche noi, per quanto insomma ci documentiamo, leggiamo i decreti, le ordinanze regionali, è ovvio che riceviamo un bombardamento, io stesso ricevo quotidianamente un bombardamento di quesiti da parte dei cittadini che mi chiedono: sindaco, posso fare questa cosa, sindaco, posso fare quest'altra, che quindi quasi chiedono al sindaco, cioè una forma di rispetto nei confronti del sindaco, ma anche una richiesta che spesso ha del soprannaturale, quasi che il sindaco possa rispondere a qualsiasi domanda. Quindi al contempo le difficoltà legate a una fetta della popolazione che non ha compreso, che quindi non si premunisce rispetto al contagio, quindi non comprende, non ha compreso sempre l'importanza del restare a casa, del seguire, dell'usare le mascherine, eccetera, e allo stesso tempo anche il districarsi in mezzo a una selva di norme che sono state emesse. Questi due aspetti, secondo me, sono... Sindaco, qualche preoccupazione per quanto riguarda i positivi, cioè c'è stato un momento che ha temuto per la sua città di una, che in maniera esponenziale, insomma, ci fosse pericolo per i cittadini di contagiarsi, e poi si è ascoltato, e ho finito, si è ascoltato il patema di qualche concittadino che è risultato positivo al Covid, perché insomma non giudichiamoli e non guardiamoli male queste persone, perché alla fine credo che ci sia tanta sofferenza dover scoprire di essere stati contagiati. Sì, ti ringrazio dell'ottima domanda, perché in effetti hai centrato un punto che spesso viene assolutamente non considerato dai cittadini, da chi insomma vive all'esterno questa situazione. Io ho sentito, devo dire, nella prima parte, quando ci sono stati i primi contagi, sentivo ogni due giorni i primi 5-6 contagiati. E quindi, proprio per capire, le preoccupazioni sono quelle di chi insomma comunque si è beccato un virus, è una malattia che non si sa quali conseguenze può portare, e poi il ricovero per qualcuno c'è stato con l'aggravamento della situazione, poi fortunatamente il recupero delle condizioni di salute. Ho sentito anche i più recenti, quindi il momento in cui ho provato il maggior patema d'animo è stato sicuramente quello in cui c'è stata l'ondata di contagi legati alla nota ditta di lavorazione delle carni, nella quale lavorano molti cittadini di Sant'Eramo,
e quindi ho visto all'improvviso, quando ormai stavamo archiviando i casi di contagio iniziali, 5-6 casi, ho visto salire a 20 di colpo il numero dei contagiati, e lì veramente mi è preso un groppo in gola, perché ho detto mamma mia, abbiamo fatto tanto per tutelare la salute pubblica, adesso c'è questa esplosione, questo focolaio, e che facciamo? Che cosa facciamo? Allora lì ti devi misurare, devi mantenere i nervi saldi e devi comunque mantenere la calma e analizzare i problemi dal punto di vista epidemiologico, e devi anche fare delle scelte che possono apparire impopolari, come quelle di fare delle ulteriori restrizioni o il permanere di chiusure che magari altrove non ci sono. Questo sicuramente è un aspetto che mi ha molto angosciato. C'è stato un momento, 3 settimane fa in particolare, in cui ero molto preoccupato e l'ho anche raccontato ai cittadini, quindi invitandoli a rispettare le regole. Sindaco, come avevamo accennato ieri nel collegamento, abbiamo mandato in onda, abbiamo ospitato nel nostro programma alcuni consiglieri comunali e anche il rappresentante della Codacons cittadina, della Codacons di San Telmo in Colli. A proposito di questo osservatorio per la verifica, il monitoraggio dei prezzi, perché sono stati segnalati aumenti dei prezzi, lei che cosa ne pensa? Ma credo che sia una buona cosa, cioè è una riflessione che avevamo fatto in giunta prima ancora che arrivasse questa utile suggerimento da parte del Codacons. Quando però in particolare non si prospettava ancora la riapertura io mi riferisco soprattutto ai prodotti alimentari e soprattutto il tema è sull'ortofrutta, perché sì, diciamo, abbiamo vissuto nella prima fase della pandemia, il primo mese, il problema dell'innalzamento dei costi dappertutto, in tutta Italia, quindi non solo a San Teramo, degli igienizzanti, a mucchina compresa, dei guanti difficili da trovare, delle mascherine introvabili, dei prezzi assolutamente esagerati, ma su questo ci sono state, e la Guardia di Finanza che ha lavorato e che ha chiaramente con il proprio ruolo diciamo, fatto in modo che non ci fossero abusi. Stesso discorso, perché io poi mi sono fermato sull'osservatorio, perché mi sono sentito con il comando della Guardia di Finanza, e loro hanno fatto in un momento preciso per alcuni giorni un monitoraggio piuttosto puntuale, devo dire, di quello che accadeva sia sul fronte dei dispositivi di protezione individuale e degli igienizzanti e sia sul versante dell'ortofrutta. È chiaro che io non ho un potere di ispezione su quello che accade, perché dovrei entrare nel merito, visualizzare le fatture di acquisto di chi compra, che ne so, i carciofi o i fagiolini o le zucchine o le fragole, e capire se il prezzo di vendita al dettaglio è congruo. Ovviamente è molto, molto complicata questa cosa. Allora io, diciamo, ho un po', per la mia deformazione professionale, insegnando proprio queste cose all'università, mi sono un po' documentato e approfondito. Allora che cosa è successo? Che a parte, al netto dei controlli della Guardia di Finanza, che sono stati utilissimi, ho monitorato costantemente, perché determinati prezzi delle rate alimentari sono fissati alle borse merci, compresa quella della Camera di Commercio di Bari, ma anche di altre Camere di Commercio, che fissano determinati, oltre che i prezzi che sono fissati dai mercati agroalimentari all'ingrosso, che nella nostra zona sono principalmente quello di Bari, di Molfetta, di Fasano, molto importante. E allora mi sono documentato, avendo un po' di amicizie e di contatti con i direttori di questi mercati all'ingrosso, mi sono reso conto che effettivamente la lievitazione dei prezzi al dettaglio era solo veramente in rarissimi casi dovuta a, che so, speculazione tra virgolette del singolo dettagliante o un aumento esagerato, ma effettivamente io ho notato che su alcune derrate alimentari, per esempio i broccoli, ma faccio un esempio, in un certo momento si era incrementato il prezzo all'ingrosso del 40%, così di molte derrate alimentari. Allora sono andato ad approfondire il motivo, e il motivo, uno dei motivi
dell'innalzamento dei prezzi all'ingrosso, ripeto, e quindi poi subiscono i dettaglianti e a catena subiscono i consumatori, era fondamentalmente dovuto a carenza di manodopera, a costi contenuti, e questo è un problema che credo che tutti quanti, anche nelle nostre aziende agroalimentari, stiamo vivendo, cioè c'è stato un lungo periodo in cui era impossibile reperire la manodopera. Parlo della manodopera sia di diciamo non cittadini italiani che di cittadini italiani che non potevano spostarsi, non c'era mobilità, possibilità di mobilità se non in alcuni casi, ovviamente, in casi lavorativi, e quindi erano ferme alcune attività, e questo ha determinato automaticamente un innalzamento dei prezzi. Però credo che il monitoraggio, una volta aperto, devo dire, la situazione di Sant'Eramo è la seguente: da giovedì della scorsa settimana abbiamo riaperto il mercato, ieri c'è stata la seconda edizione del mercato dell'ortofrutta, devo dire che i prezzi si è un po' stemperata, insomma, anche la pressione da parte dei consumatori rispetto alla questione dei prezzi lievitati anche delle rate alimentari. E peraltro diciamo da giovedì scorso c'è anche un confronto, quindi il cittadino si è reso conto che i prezzi al dettaglio di molti beni agroalimentari non erano di molto diversi al mercato rispetto ad alcuni negozi di fruttivendoli o ai supermercati, e quindi c'è stata anche una maggiore consapevolezza rispetto a questo fenomeno. Però ritengo che la nota del Codacons sia assolutamente molto pertinente e molto utile. Diciamo, io non ho purtroppo l'organizzazione non ho avuto l'organizzazione in questo periodo per poter fare un monitoraggio. Ho sentito in maniera attraverso l'assessore al commercio alcuni commercianti, proprio per rendermi conto della situazione. Io personalmente sono stato in alcuni fruttivendoli per rendermi conto della situazione, però ritengo che sia una cosa utile, che dovrebbe essere diciamo proposta sistematicamente, proprio per garantire i consumatori rispetto all'evitare speculazioni anche in altri periodi non di emergenza. Scusate se mi sono dilungato, ma tenevo a precisare alcune cose. No, sindaco, noi non abbiamo problemi di tempo, e chi ci sposta? Noi stiamo comodamente qui seduti, e quindi... Poi non so se ieri il direttore della Copagri vi ha dato indicazioni di altra natura in questo senso, o se vi ha... Avete anche parlato sì, di questo? Diciamo magari... che con il presidente della Copagri abbiamo parlato a livello generale, non siamo andati nei dettagli per quanto riguarda i prezzi. Ok, sì, e quindi ritorneremo magari in una prossima occasione. Ci siamo dati appuntamento in una prossima occasione con la Copagri, con le altre organizzazioni che tutelano il settore, diciamo. Ecco, sindaco, a proposito di questo, mi veniva in mente una. Dicevo prima, noi siamo comodamente seduti senza problemi, ecco, quindi il nostro mestiere lo riusciamo a fare anche in questa maniera, tipo smart working, ma purtroppo non tutte le attività lavorative si possono fare in questa modalità. Poi lei sa che a me piace fare le battute, perché ognuno deve tirare l'acqua sul mulino, come fa un politico. Noi siamo liberi, non siamo condizionati, siamo TV locale. Non c'è nessun certo. Padrone politico, al contrario certo. Della RAI, della Fininvest e di altri network. E chiudo la parentesi. Certo. Sui giornali oggi che hanno cambiato i direttori, vede, a me mi cambiano, difficilmente mi cambieranno, insomma, perché è impossibile cambiarmi. Alla mia morte forse mi cambieranno. E allora dicevo, sindaco, non sono una carica elettiva, sono una carica... diciamo essenziale per la televisione. Nella sua essenzialità sono sicuro di continuare a mantenere questo ruolo. Però, sindaco, non siamo noi protagonisti delle TV, delle radio, devono essere gli amministratori, la società, le organizzazioni, il popolo che deve utilizzare questi mezzi, altrimenti che razza di mezzi di comunicazione sarebbero? Ecco perché ci fa piacere ospitare lei e tanti altri rappresentanti. Ecco, a proposito del settore dei prodotti, non si poteva pensare, non so, visto che ci sono adesso tutti i siti comunali, hanno questi spazi, un osservatorio dove si possa scrivere, chi poi avrà il compito di fare questo monitoraggio, i prezzi. Così io so che se vado a Telemaghe è 10 centesimi, se vado a Telepippo è 8. E diventa anche un monitoraggio perché, diciamo la verità, non tutti mettono i prezzi,
Non tutti sono educati nel mettere l'orario di apertura e chiusura del negozio all'esterno come prevede la norma. Non tutti dicono quando chiudono durante la settimana o quando chiudono per ferie. Non tutti dicono e separano la merce dei saldi dalla merce che deve essere. Quindi c'è un certo lassismo che all'italiana, dobbiamo dire la verità, che sfugge anche agli organi di controllo. Perché se lo noto io, consumatore, dovrebbero notarlo anche gli organi di controllo. E le garantisco che se dovessimo fare una passeggiata a Sant'Erno da qui a Cassano, negli esercizi commerciali, mi dispiace dirlo perché non è il periodo giusto, potremmo annotare una migliaia di problemi, ecco. E quindi sarebbe bello magari sul sito del Comune di Acquaviva di Sant'Erno di Cassano avere i prezzi in maniera tale che il consumatore sa e si regola poi di conseguenza. Perché il problema qual è? Che quando entra nel negozio c'è l'amico, il commerciante, diventa difficile poi uscire, non so se sono chiaro. E magari il prezzo dei fagiolini, il cartellino è sfuggito quel giorno, è andato a finire all'interno dei fagiolini, guarda caso. Non so se sono chiaro. Oppure il cartellino dei fagiolini è andato a finire su quello delle arance, non so, del prezzemolo, ecco. Certamente, diciamo che questa necessità dovrebbe, cioè questa indicazione di rispetto delle regole dovrebbe essere un modus operandi stabile da parte di tutti. Così facciamo allora, lavorare anche la Codacons per il monitoraggio, insomma. Il monitoraggio sicuramente le associazioni di consumatori possono aiutare, quindi diciamo, vi riprometto senz'altro di sentire l'avvocato Cardinali, che è presidente di Codacons Sant'Eramo, proprio per cercare di... Purtroppo in questo periodo veramente non... Voi non potete immaginare il numero, la quantità di incontri, di riunioni. Io oggi ho fatto tre riunioni, adesso alle 5 c'è un'altra con gli ambulanti per il riavvio del mercato di generi vari. Stamattina ho incontrato l'associazione, rappresentante dell'associazione Italia in Corso, sono 50 commercianti, ho incontrato l'associazione che riunisce i commercianti di Corso Tripoli, di Sant'Eramo. Ho incontrato, insomma, stiamo facendo un lavoro in veramente pochi giorni di un po' recupero innanzitutto della speranza e della fiducia da parte dei commercianti, di rassicurazione rispetto a quello che l'amministrazione comunale, come tutte le amministrazioni comunali, farà rispetto al ristoro della Tari, Tosap e quant'altro, e della facilitazione che noi possiamo, diciamo, ci impegniamo a garantire nel trovare una soluzione, per esempio negli spazi all'aperto, nei cosiddetti dehors, e quindi adesso c'è bisogno che l'istituzione si metta, ieri ho fatto altri 5 incontri, quindi devo dire che sono giornate molto impegnative, molto dure, perché poi scontri con l'angoscia delle persone, di imprenditori che non sono proprio così convinti di farcela riaprire, con quelli che magari ce la possono fare ma hanno tanti dubbi su come ripartire in sicurezza. Insomma, in questo momento il lavoro che sto facendo insieme ai miei assessori è quello di veramente rassicurare loro, rassicurare i cittadini che ce la possiamo fare e che è un brutto periodo, continuerà ancora ad essere un brutto periodo, ma con energia, motivazione ed entusiasmo ce la possiamo fare. Ecco, Sindaco, dobbiamo agevolare l'economia locale, dobbiamo spendere negli esercizi locali, dobbiamo andare anche a farci la barba nei barbieri. Lunedì, assolutamente. Mi raccomando, si ricordi, perché no, ma ho detto, io me questa la barba va tagliata, Sindaco, perché indipendentemente da ciò che dice Anna, non buca lo schermo la barba, prima invece bucava più lo schermo, aumentava l'audience. Ecco, a proposito, sì. me la taglierò, come ho detto ieri, me la taglio domenica, quindi se tutto va bene. Ma domenica sono ancora chiusi. Ma anche il lunedì sono chiusi i barbieri. No, ma adesso io ho chiamato il mio barbiere, ha tanta voglia di lavorare che... Riapre anche all'alba. ci fa piacere. Scherziamo, questo. Scherziamo. Ci fa piacere questo. Allora, Sindaco, per quanto riguarda il sostegno appunto alle attività locali, a questo bando a cui faceva riferimento anche l'opposizione,
le risorse come saranno distribuite? C'è qualcosa da rivedere in questo bando? C'è qualcosa che non funziona? Si potrà recepire qualche osservazione dell'opposizione? L'opposizione, il bando ormai è operativo, l'opposizione ha definito mancetta questi 250 euro che noi stiamo dando non all'attività imprenditoriale, attenzione, perché poi su questo c'è stata un po' una così, manipolazione dell'informazione. Non stiamo sostenendo le attività imprenditoriali, perché non ci sogneremmo con 250 euro di sostenere le attività imprenditoriali. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, che è quella di affiancare ai buoni spesa alimentari che noi possiamo dispensare, abbiamo già dispensato in un primo round ad aprile e che adesso dispenseremo alle famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà, stiamo dispensando 250 euro in contanti, non come buono spesa, ma in contanti, quindi con bonifico bancario, a quelle famiglie non all'impresa, ma alla famiglia monoreddito che campa solo da un'attività commerciale, artigianale, bene, in quel caso prenderà 250 euro che sono almeno un sostegno al reddito, va bene, in una situazione nella quale magari loro non si sono mai trovati, perché magari campavano e campavano pure discretamente, anche avendo un'attività, campava tutta la famiglia. Adesso bollette, utenze, eccetera, al netto di quello che arriverà dal decreto rilancio e da tutte le azioni che il governo comunque sta comunque facendo, bene, in questo caso noi stiamo aiutando le famiglie e non si dica che siano mancette alle imprese, perché quella è una stronzata, scusatemi il termine, è veramente una stronzata definirla mancetta alle imprese. Noi non vogliamo aiutare le imprese in sé, perché non ci sogniamo con 78.000 euro, noi stiamo usando i fondi che la Regione ci ha messo a disposizione, sono 78.000 euro, la Regione ci ha detto potete farne quello che volete, non necessariamente buoni spesa, ma potete fare quello che credete dal punto di vista del sostegno. Ci siamo resi conto, ascoltando i cittadini, ascoltando le attività, che ci sono a San Teramo, come immagino anche in tanti altri paesi della provincia, tanti che vivono su una sola attività, quindi madre, padre, unica attività, monoreddito, e stiamo cercando di venire incontro. Abbiamo anche un po' allargato, volendo, le maglie dei criteri, proprio per cercare di concederlo al maggior numero di famiglie possibili in quelle condizioni. Si tratta di contanti, va bene? Si tratta di soldi, non di buoni spesa, ma di 250 euro che vanno comunque nel conto corrente bancario di queste famiglie. E non mi sembra poco in questo momento, unite a quello che il governo sta facendo. Il governo si è già mosso in questo senso, allora che poi anche lì a livello nazionale le opposizioni dicano vanno bene queste misure, adesso vanno bene per Salvini, vanno bene per la Meloni, vanno bene, però il governo non ci dice quando saranno erogati. E va bene ragazzi, capiamoci, qui dobbiamo anche comprendere in che paese siamo e quali sono le difficoltà. In ogni caso la burocrazia non viene purtroppo cancellata da un provvedimento governativo, che sia un decreto legge o un DPCM, e quindi lo dobbiamo comprendere, non dobbiamo fare finta di niente. Quindi questo per rispondere, insomma, sì. Mi ha un po' infastidito, devo dire la verità, e credo che sia stata offensiva, non nei miei confronti, perché a me interessa poco, l'opposizione mi può offendere quanto vuole, è stata offensiva nei confronti di quelle famiglie a cui noi abbiamo pensato. Parlare di una mancetta nei loro confronti è molto offensivo. Ma ci dispiace questo, ma non penso che era con questo spirito offensivo. Io l'ho letto in questo senso, perché se uno parla di mancetta tra virgolette, scimmiottare, mi dispiace, ma noi non scimmiottiamo nessuno. Il Comune di Santa Maria in Colle ha purtroppo un bilancio molto risicato e i fondi che stiamo utilizzando sono fondi che ci rivengono da Regione e Governo, perché altrimenti probabilmente non ce l'avremmo fatta in questi termini, e quindi vi posso garantire che se si affermano certe cose uno si deve pure assumere le responsabilità di quello che dice, le parole hanno un peso e quindi anche le allusioni o le virgolette o i termini hanno un significato.
Però vabbè, questa è tutta, diciamo, va bene, sindaco, politica questo fa che parte, ci sta, certo, ci sta, fa parte del gioco, ci mancherebbe, sì. Eh. E allora, io sì, sindaco, i cittadini si aspettano di più. Che cosa può fare un sindaco in questo, in questa situazione? In questo momento i sindaci stanno piangendo miseria col governo, cioè voglio dire, attraverso l'interlocuzione per mezzo del presidente Anci De Caro, noi sindaci metropolitani, come tutti i sindaci d'Italia, che cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo sostegno, certamente i soldi per i buoni spese alimentari adesso finiscono, con questo giro ce li siamo giocati. Va bene, sono per Sant'Eramo 27.000 abitanti, 230.000 euro. Non sono pochi, ma non sono neanche tanti. Allora, che facciamo dopo? Finirà questa situazione oppure avremo forse ancora bisogno? E quindi stiamo chiedendo al governo che magari rinnovi questa dotazione, primo. Secondo, che comunque nel decreto rilancio ci sono state delle iniziative molto, molto interessanti. Voglio capire ancora bene che cosa significa reddito di emergenza, chi ne potrà usufruire, ma dai calcoli fatti dal governo ci saranno 1 milione di famiglie che usufruiranno del reddito di emergenza e che raggiungeranno quindi quelle famiglie che non hanno né il reddito di cittadinanza né altre forme di aiuto, e quindi forse riusciamo a coprire anche quella platea fra i tanti, magari anche di Sant'Ermani, famiglie Sant'Ermane che potranno usufruire di quest'altra misura. Quindi qui è un'azione combinata, i bilanci comunali quelli sono, e grossi margini come qualcuno paventa non ce ne sono, non ci sono manovre particolari a cui attingere. Per cui diciamocelo, insomma, dobbiamo combinare l'azione di livelli istituzionali diversi, cioè comuni, regione, e governo, dobbiamo lavorare insieme. In questo momento certamente non è il tempo delle polemiche, non è ancora il tempo delle polemiche, anche se qualcuno ci prova, è il tempo in cui trovare delle soluzioni congiunte che possano certamente essere democraticamente discusse nei livelli istituzionali, Parlamento, nei consigli regionali e a livello comunale, ma bisogna trovare un'intesa e quindi sicuramente le critiche, le piccole polemiche ci possono anche stare, ma non bisogna in questo momento perdere di vista l'unitarietà di intenti. Ecco, sindaco, laddove fosse necessario, dove il sindaco di Sant'Eramo andrebbe a tagliare le spese, insomma, in quale settore? Ma diciamo che non è che in questo momento non è che abbiamo, ripeto, siamo in fase ancora di bilancio, dobbiamo ancora fare il consuntivo, innanzitutto le spese 2019. Si sono allungati i tempi perché ovviamente l'emergenza ha allungato i tempi per tutti. Stiamo quindi chiudendo il consuntivo 2019, che poi porteremo ovviamente nel primo consiglio comunale utile, e dopodiché stiamo lavorando già in una prospettiva di bilancio previsionale. Però non abbiamo ancora contezza di quali sono le spese, ma se io disponessi, diciamo, in teoria risorse, per esempio, dico un esempio che magari non riguarda strettamente il bilancio comunale, noi avevamo abbiamo attivato a Sant'Eramo, come in altre città, Acquaviva e in altri luoghi, il distretto urbano del commercio, e a fine marzo avremmo lanciato il logo, le iniziative. Anche quello è un contenitore di finanziamenti, di fondi, di risorse economiche. Allora lì sicuramente avevamo una mission che era diversa da quella che sarà da ora in poi. Io l'ho già discusso con i componenti del consiglio direttivo del distretto urbano del commercio, l'ho detto anche ai commercianti. È chiaro che in questo momento le risorse che la regione ci metterà a disposizione non le useremo per fare la formazione, per insegnare l'inglese ai venditori o per fare raffinatezze di marketing o per organizzare. Ecco, il taglio sicuramente lo si fa sull'organizzazione di eventi in questo momento, è ovvio, cioè nel senso che la festa patronale o la sagra non si potranno materialmente fare, e quindi tutte quelle risorse io le vado a destinare certamente a questo tipo di scopi, quindi aiutare il commercio, e quindi attraverso il distretto urbano del commercio destinare quelle somme a iniziative di sostegno alle imprese micro, piccole imprese commerciali che hanno bisogno in questo momento di aiuto, il cui aiuto può essere anche sotto forma di una estensione dell'esenzione TARI, cioè io magari adesso posso
esentare la Tari giusto per i 2 mesi di chiusura, ma magari posso finanziarmi a bilancio una quota più significativa, quindi posso, posso far non pagare la Tari per un periodo più lungo, ma devo avere naturalmente le risorse, e noi questo stiamo chiedendo a gran voce al governo, cioè dacci i soldi, perché comunque noi abbiamo un minor gettito e quindi dobbiamo sostenere, quindi come possiamo sostenere le imprese se non abbiamo soldi per almeno incentivare, almeno non facciamo pagare dei costi tributari, dei costi fiscali, dei tributi locali che sono abituati a pagare, e la Tari è piuttosto salata per alcune attività commerciali o ristorative. Allora diamo ossigeno in questa direzione, quello è un aiuto concreto e molto apprezzato, e devo dire che i colloqui che abbiamo tenuto in queste 2 prime giornate di incontro sono stati molto utili e tutti ci hanno chiesto questa cosa. Quindi ha trovato la disponibilità alla variazione delle finalità dei progetti già cantierizzati? Assolutamente sì, sul distretto urbano del commercio io lo presiedo come sindaco e con i due componenti che sono come da canone i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio, abbiamo già discusso questo e abbiamo trovato certamente un'intesa unanime in questa direzione, quindi è ovvio che tutte le spese di marketing che abbiamo progettato, le spese di organizzazione di eventi andranno tutte nella direzione di supportare le imprese, anche semplicemente con iniziative, con campagne promozionali, spendi a Sant'Eramo, inculchiamo nei cittadini la mentalità che bisogna, perché lo raccontavo proprio oggi, no? Ma c'è stata ieri un commento alla mia diretta, una persona che scrive: sindaco, ma quando potremo tornare alla normalità e magari andare a fare la spesa di nuovo allo Shan? Cioè dico, allora uno che ritiene che la normalità sia andare poi in un centro commerciale a spendere i soldi e non nella propria città, insomma mi fa in questo momento un po' preoccupare, e quindi lo rispetto, ma insomma non è quello che intendo come ritorno alla normalità. E allora dobbiamo inculcare una mentalità nuova, che è quella orientata innanzitutto al preferire il Made in Italy, e ce lo dobbiamo ficcare nella testa tutti quanti, secondo il Made in, quantomeno, o in Sant'Eramo o Local Made, e quindi fatto nei paraggi possibilmente, soprattutto se si tratta di prodotti agroalimentari, e poi o artigianali in generale, e poi inculcare il fatto che non bisogna disdegnare le attività commerciali del proprio paese a priori, solo perché magari è più figo andare, che ne so, a fare spesa a Bari o ad Altamura piuttosto che in centro commerciale. Iniziamo a essere un po' più campanilisti positivi, ecco, campanilismo certo. Virtuoso. Sì, lo abbiamo detto, però vede, io anche noi lo abbiamo sempre detto, insomma, le emittenti locali, per quello che mi riguarda l'ho sempre detto, però sa, detto tra di noi, poi magari a Sant'Eramo i commercianti organizzano un'iniziativa, anziché chiamare TRC, chiamano Telenorba. Quindi secondo lei TRC che dovrebbe fare? Dovrebbe dire andate a spendere a livello locale per poi dare i soldi a Telenorba? O dovrebbe, cioè non so se sono chiaro, è una questione di cultura, di senso civico e di, non voglio dire altro, ecco, perché altrimenti mi farei molti nemici, i nostri telespettatori devono essere sempre tanti, ma la questione è questa, non si ha la cultura giusta, la sensibilità. In questi momenti di crisi bisogna foraggiare, seppur con le minime risorse che si hanno in tasca, il proprio orto, la propria città, altrimenti non se ne esce più. Non si può andare a comprare il vino a Sant'Eramo e poi l'agricoltore va a spendere quei 10 euro che ha guadagnato allo Shan. È un controsenso, il sindaco ha perfettamente ragione, ma è una questione culturale, vede, purtroppo siamo stati continuamente bombardati in questi ultimi anni dal messaggio consumistico del dover andare nei grossi centri, e dobbiamo dire la verità, la politica ci ha messo del suo, perché quando ha urbanizzato queste strutture gli ha dato ampia disponibilità di creare questi grossi centri commerciali, dando anche delle agevolazioni che magari i sindaci non erano capaci, non potevano dare a livello di piccolo commercio, di piccole e medie imprese. Quindi il tutto andrebbe rivisto, e qui serve la vostra forza, voglio dire, nei confronti di chi sta a Roma
e segue altre strade, insomma, mi permetto di dire. Assolutamente, è giusto, è una battaglia che noi, io sono pronto a fare, l'ho sempre fatta, ma dico, adesso dobbiamo stringerci tutti intorno allo stesso obiettivo. Ecco, Sindaco, quando facevamo l'osservazione a proposito delle risorse, insomma, dove andare a recuperare le risorse, pensavo al fatto che lo Stato ha dato la disponibilità alla cassa integrazione. Ecco, però non mi sembra che abbia dato la possibilità ai sindaci, quindi ai singoli imprenditori, chiamiamoli così, del proprio comune, di rivedere anche l'organizzazione delle piante organiche, ovvero di poter dire, visto che il cimitero è chiuso, allora può andare in cassa integrazione tizio e caio. Cioè, non so se sono chiaro, visto che il paese deve recuperare cifre, rivedere il contratto con l'azienda che ha l'igiene, il servizio di igiene, affinché su 20 persone 10 li mette in cassa integrazione, rinegoziamo anche il costo. Quindi si rischia che il comune debba pagare la stessa Tari, mi corregga se sbaglio, e alla fine lo Stato sta pagando quelle stesse persone che non sono impegnate nella pulizia perché il mercato non si è fatto e tante altre cose non sono state fatte. Sbaglio, Sindaco? No, no, assolutamente vero, però le dico, noi in termini di diciamo, gestione locale del servizio, per esempio le ha citato l'igiene urbana, è chiaro che abbiamo posto tutti questi interrogativi, questi quesiti concretamente alla ditta che gestisce il servizio. Ed è chiaro che ci sarà una... chiaramente il canone non può essere oggetto di negoziazione, perché noi siamo tenuti, comunque ci siamo impegnati, che si faccia o no il servizio, diciamo così, a pagare. Va bene, come è un impegno contrattuale ben preciso. Anche perché poi effettivamente non c'è stata un'interruzione del servizio. C'è stata una riduzione dell'attività nelle utenze nelle utenze commerciali di alcuni tipi, naturalmente. Ha detto anche il centro chiuso, giusto? Il centro, è stato chiuso. Ecco, centro comunale di raccolta. Quindi è chiaro che c'è una diminuzione dei servizi offerti alla cittadinanza e noi stiamo, ovviamente, l'assessore all'igiene urbana, insieme a me, abbiamo fatto una richiesta non di rinegoziazione, ma di diciamo accredito, stiamo facendo una stima quindi insieme alla ditta di quei servizi venuti meno, li stiamo quantificando economicamente per poter quantomeno avere dei servizi aggiuntivi, che può essere per esempio la spalciatura che di solito noi paghiamo in prossimità della stagione estiva, per la spalciatura per prevenire gli incendi boschivi, è un esempio, piuttosto che la manutenzione di parchi e giardini, è un altro esempio. Stiamo lavorando in questi giorni proprio in questa direzione, per rinegoziare. Però purtroppo, questo è importante, quello che diceva lei è corretto, i comuni comunque pagano, sono tenuti a pagare il canone alla ditta, per cui noi non abbiamo una riduzione delle spese, però appunto i cittadini, soprattutto le imprese, ci chiedono di non pagare la Tari, quindi è tutto il gettito di tributi in meno che dovremo coprire o col bilancio comunale o con i soldi che eventualmente ci arriveranno dallo Stato. Ecco, questo va negoziato. A livello centrale forse bisognava osare di più, dare più potere ai sindaci, stiamo mi permetto di dire. Pressione. Sì. Stiamo continuando a fare pressione. E continuate a farla, perché ho l'impressione che lì a Roma, insomma, abbiano bisogno di molta più pressione. Ecco, Sindaco, concludiamo subito. Ma lei ha un altro po' di tempo a disposizione, possiamo... Io adesso alle 5 inizio questa riunione. Ah, e allora l'ultima... I commercianti ambulanti del mercato, i rappresentanti sindacali dei commercianti. E quindi di cosa parlerete? Della prossima apertura? Parleremo sì delle modalità della prossima apertura, perché come sai ieri è stata messa l'ordinanza regionale che permette la riapertura e che anche in questo caso sbologna ai sindaci come... il fatto di organizzarli in sicurezza, e quindi ci dobbiamo accollare comunque costi e responsabilità relative al mantenimento di certi livelli anticontagio, e con un mercato così grande, sono 162
le bancarelle che vengono a Sant'Eramo più quelle dell'ortofrutta, sono veramente tante, non è facile. E non è facile non creare assembramento, soprattutto intorno a certe bancarelle, quelle che vendono i prodotti a prezzi stracciati e che richiamano spesso l'attenzione, soprattutto devo dire, delle donne, e che si ritrovano in decine intorno allo stesso luogo. Quindi dobbiamo trovare una mediazione su questo. Vedremo. Va bene, Sindaco, allora lo lasciamo libero ai suoi impegni e ci ricollegheremo la prossima settimana per le novità. D'accordo. Grazie, sempre gentilissimo. Gino, grazie. Grazie a voi, grazie Anna. Grazie, buona serata. Sindaco. Ciao, grazie Anna. Buona ciao. Serata. Ciao. Bene, Anna. Sei soddisfatta? Avevo un'altra 10-15 domande da fare, mannaggia. Mi sono preso un po' di spazio, Gino. No, hai fatto bene, sì, però ricordati che oggi abbiamo sempre quella delusione di quella moto, tu sulla moto lì, ma... Penso che è bella, però, Non siamo per niente convinti che fosse una foto vecchia. Sembrava proprio di oggi era quella foto. Era un ricordo, sai, soliti sì, ricordi sì, che sì, la mattina sì. Facebook ti non esco, non posso andare da nessuna parte, sto a casa, non bisogna uscire, io resto a casa e tu vai in moto, Anna. Ma com'è quando questo fatto? Quando mi vuoi in redazione, scusami, direttore. Prego? Quando mi vuoi in programma. Aspetta che adesso mi collego con Roma, chiediamo a chi ne sa più di noi se è possibile. Chiediamo. Sì, chiediamo a chi ne sa più di noi. Hai prenotato la vacanza al mare? Hai avuto il bonus? No, bisogna lavorare anche ad agosto. Luglio e agosto si lavora. Perché tu vuoi andare... Vuoi prenderti il lusso anche di andare in vacanza? Con la crisi, fino adesso in vacanza, con la crisi che c'è, i soldini della vacanza li spendi al commerciante locale, all'artigiano locale. Se c'è il bagno che non funziona lo fai riparare, se devi fare un aggiustamento al balcone, una pitturazione. No, aspettavo l'antennista oggi. Perché? Non si vede telemic. Per lunedì. No, non si vede telemic. No, dipende dal vento. Dal vento. Quindi che brutta notizia. Di regolamentare un po' la situazione. Che brutta notizia. Però insomma, siccome ero impegnata qui con te, non potevo, e con i telespettatori, ho rimandato a lunedì mattina. Ho capito. Mi sono persa Giletti di domenica perché si vedeva tutto squadrettato. Non, ma dobbiamo cambiare televisore? No, anche tu devi far sistemare l'antenna verso Cassano, le altre le togli tutte. L'importante è che si vede Telemaig. No, ma ieri si vedeva benissimo Telemaig, eh? Ah, benissimo, benissimo. Pronto? Buonasera, buon pomeriggio. Anna? Sì. Mi raccomando che siamo a Roma adesso, eh? Comportati bene. Non siamo più a San... Sì, pronto? Sì. Onorevole? Non si sente. Non si vede, non si sente, mannaggia. Ho sbagliato numero, forse. Pronto? No, io ti sto vedendo. Onorevole, buonasera. Come? Buonasera, Anna, mi senti? Benissimo. Non ti vedo, perfetto. Però. Onorevole, vedo solo Gino. Mannaggia, com'è che non si vede? Ah, ecco, devo spingere il tasto del video. Onorevole, ah, l'età, passano gli anni qua. E com'è? No, era già inserito. Passa. È inserita la telecamera, onorevole. Io ti vedo alla perfezione. E io com'è che non vedo? Mannaggia, oggi, da quando Anna è andata in motocicletta oggi? Ah, finalmente! Ah, onorevole, Anna oggi ci ha fatto ingelosire perché, come coloro i quali parlano di spendere a livello locale e poi si rivolgono alle televisioni regionali o nazionali, no? Dicono ai cittadini venite a spendere da noi a livello locale e poi si rivolgono per far veicolare questo messaggio di natura prettamente locale a TV che sono esterne al territorio. Quindi dal punto di vista del marketing capiamo bene che stanno utilizzando una modalità veramente sbagliata per far veicolare il loro messaggio, perché man mano che lo stanno facendo veicolare arriva in fondo all'obiettivo e cade, va nel precipizio.
cioè si fanno un danno enorme, ma questo lasciamo alla cultura di chi oggi poi si lamenta del perché si va nei grossi centri commerciali, perché hanno delle politiche di marketing sbagliate, lo dimostrano dal loro fare, dal modo di fare. Anna che ha fatto? Ha postato una foto su un Kawasaki, non so, una Honda, che moto era? Gino, non lo so. Come non lo so? E quindi a noi dice, non posso venire da qua viva perché non si può uscire, non posso andare di qua, non posso andare di là, e poi posta una foto del genere. Ci ha messo veramente in imbarazzo, onorevole. È come quando a livello nazionale il ministro dell'economia dice il presidente del consiglio dice aiuteremo tutti, vi ho dato i soldi, stanno 55 miliardi di qua di là, e alla fine la cassa integrazione c'è e uno vede la busta paga e non trova i soldini. È la stessa cosa più o meno, onorevole. È proprio così. Un saluto a tutti i telespettatori di Telemai. Grazie per questa chiamata e questa sorpresa che mi avete fatto. Noi ieri volevamo farvi una sorpresa maggiore, ma poi ancora più forte. Però poi, visto la tensione in Parlamento, abbiamo detto è meglio lasciarli tranquilli, ancora ci prendiamo qualche vaffa in diretta. È stata tesa la riunione, la commissione? Sì, sì, c'è molta maretta. Perché in questa fase la tensione è veramente alta, in quanto tutti i partiti politici e le opposizioni fanno la loro parte, hanno una fortissima pressione da parte della società civile, e quindi sia i comuni cittadini, sia gli imprenditori di tutti le classi dimensionali, tutti quanti si aspettano dallo Stato una risposta chiara, una risposta consistente, non risibile. E, io proprio 10 minuti fa sono stato contattato da un cittadino santermano, un piccolissimo imprenditore, che dice di non poter attingere al prestito dei 25.000 euro perché aveva ricevuto una segnalazione e non è solo dei rischi. E non è solo e questo non è un fatto, e quindi lui mi risponde dicendo allora ma noi che cosa dobbiamo fare, dobbiamo fallire? È disarmante questa affermazione. Io mi sono battuto affinché i 25.000 euro, che poi sono debiti, questa possibilità fosse accordata a tutti quanti, però ho ricevuto veramente una chiusura da questo punto di vista, perché mi è stato detto che queste persone che hanno ricevuto segnalazioni sono pecore nere e che quindi sono degli elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli che lo Stato si può permettere. Invece io ritengo che un'attività commerciale, un'impresa in generale, che abbia ricevuto una segnalazione è un'impresa che ha più necessità delle altre, perché poi queste imprese in questo periodo sono state messe, vengono messe a dura prova, e non si capisce un elemento molto importante, che se queste imprese poi non le aiuti, le perdi definitivamente. Certo. E quindi ti trovi a dover dare la NASPI al personale, qualunque altra forma di sussidio al personale, insomma il danno che lo Stato subisce è superiore rispetto allo sforzo che avrebbe potuto fare in questa occasione. Io veramente ho provato in tutti i modi, tanti obiettivi li stiamo portando a casa. Un giorno magari Gino, se vuoi, ne possiamo parlare dei tanti obiettivi che si stanno portando a casa in queste settimane nell'interesse dei cittadini italiani e dei cittadini del collegio. Ecco, però certe altre cose non si riesce perché c'è un atteggiamento di chiusura. Io per esempio mi vanto del fatto che le mie sollecitazioni al presidente Michele Emiliano, perché anche i tatuatori, i piercer, ecco, potessero
riaprire i battenti il 18 è una sollecitazione che è stata accolta. Io ieri mi sono congratulato con il Presidente Emiliano per la sensibilità che ha potuto manifestare nell'esercizio dei suoi poteri nei confronti di questa categoria produttiva. Sono migliaia di lavoratori, quindi migliaia di famiglie, che erano state dimenticate dal governo all'atto della decisione sulla chiusura del lockdown e dalle regioni nel momento in cui bisognava ripartire. Io mi sono messo dalla loro parte, ho scritto al Presidente Emiliano, ho rilasciato comunicati stampa, alla fine è venuta questa soddisfazione. Cioè, penso che quando si tratta di fare interessi dei cittadini non possiamo fare differenze di appartenenze politiche, e quindi perché gli interessi dei cittadini vengono prima di tutto. Quindi i problemi sono tanti, ci sono molti malumori e molti contrasti in Parlamento, e questi vanno da cose veramente importanti come l'adesione o meno al MES, per esempio, Meccanismo Europeo di Stabilità, e fino a cose meno importanti, anche di valore veramente molto limitato, come interventi di colleghi che poi sono finiti, che guardano complotti da tutte le parti, che sono finiti ecco, su tutti i giornali, come quello di Sara Cunial, un ex collega dei 5 Stelle, quindi che ha fatto parlare di sé, ma fa anche parlare di sé un atteggiamento poco consono. Cioè, io penso che, come diceva Socrate, si può alzare la voce perché si dà calore al proprio discorso, però non bisogna mai sfociare ecco, in esagerazioni. Anche quando è ritornata Silvia Romano, ecco, quasi 2 anni di prigionia, ecco, definirla come una neoterrorista, questa cosa non mi è piaciuta. E poco importa che poi magari si vada anche a ritrattare oppure a spiegar meglio, però le parole pesano come macigni, come pietra e cemento certe volte. Allora, ecco, bisogna essere sempre un po', come posso dire, attenti, rispettosi, certi termini, ecco, minimizzerei veramente, veramente al massimo. Infatti io ho preso posizione contro l'onorevole Pagano, che ha utilizzato questo termine brutto, indigesto, ecco, in Parlamento, definendola questa nostra concittadina, ecco, una neoterrorista, ma ecco, tutt'al più, ecco, avrebbe potuto esprimere un giudizio negativo su come si è presentata, diciamo, gli indumenti che, ma nemmeno, ammesso e non concesso, ma mai a dire che ritorna un cittadino italiano e questa viene apostrofata e viene qualificata, viene descritta come una neoterrorista. Non so, Gino, come la vedi, ma penso di interpretare ecco, quello che è il punto di vista di tanti cittadini del collegio, di tanti italiani, insomma. Sì, diciamo che sono stati espressi pareri negativi sulla troppa enfasi, la troppa visibilità, insomma, il fatto che si è dato troppo spazio all'avvenimento, nel senso che forse bisognava trattarlo in maniera più sobria. Assolutamente, assolutamente. Io sono contentissimo, sono felice per la liberazione di Silvia Romano e sono contentissimo da cattolico, ecco, della scelta di volontariato che questa ragazza ha fatto. E sono valori importanti quelli del volontariato, mi sono pronunciato su questo argomento e mi sono spinto fino ad affermare che queste scelte vanno assecondate, incoraggiate, incentivate. Quindi tanto di cappello, siamo tutti quanti felici per la sua liberazione. Però
questa vicenda, caro Gino e cari telespettatori, cara Anna che ci stai ascoltando, questo evento, questo episodio pone una serie di questioni veramente molto importanti. Ecco, molto importanti, sicuramente ci fa riflettere su come il fondamentalismo islamico utilizzi la coercizione per effettuare delle conversioni. Questo è un dato di fatto su cui dobbiamo molto riflettere. Ecco, quindi, però, se è vero che dobbiamo riflettere, caro Gino e cari telespettatori, su questi metodi che il fondamentalismo islamico utilizza per convertire, quindi la coercizione utilizzata per la conversione, dall'altro canto io non me la sento di giudicare come questa conversione è avvenuta. Cioè, io non me la sento di giudicare questa conversione perché è avvenuta in prigionia. Non so come la vedi sì. Tu, però è una conversione non come una qualunque conversione, è avvenuta in una condizione talmente precaria, talmente toccante, talmente delicata, che io non mi sento di esprimere un giudizio, onestamente. Poi c'è anche un'altra questione che bisogna porre, io ne parlerei anche con Don Peppino da questo punto di vista per sapere come la pensa lui, Don Peppino Pietroforte, cioè come si pongono tante ONG rispetto a questi volontari che vengono mandati in posti estremi e pericolosi. Quindi io sto notando come certe ONG, ecco, si approcciano in modo superficiale rispetto a certi rischi e a certe zone del mondo che presentano grandi rischi. È un dato importante questo. Ci sono tanti ONG che non sono la Caritas internazionale. E l'altro giorno si vedeva in trasmissione di questi giornalisti con i loro cameraman che erano andati a visitare la sede di questa ONG, era forse non tenevano nemmeno un numero civico. Ecco, quindi, come posso dire, la signora si nascondeva dietro la tenda di casa sua. Ecco, dobbiamo essere attenti, cioè queste persone che dobbiamo ammirare perché allontanano la propria terra per andare a fare volontariato in Africa, dappertutto, queste non devono essere mandate allo sbaraglio. Quindi questa è la seconda questione che mi viene, la seconda riflessione, la seconda questione che vorrei toccare. Poi una terza riflessione. Lo Stato deve sempre portare a casa tutti i propri concittadini, i propri cittadini. Però tu hai detto una cosa interessantissima nella tua introduzione. Lo Stato deve portare a casa tutti i cittadini italiani senza clamori, senza kermesse, non era necessario, non c'era bisogno che andassero un ministro e addirittura il presidente del Consiglio, ma per che cosa? Gli onori li dobbiamo riservare solo agli italiani che caduti nel servizio al paese. Tipo un poliziotto, quindi, un carabiniere. Come Nicola Calipari, che per salvare l'altra persona che fu sequestrata, morì. Nicola Calipari nel 2005, se ben ricordo, perché si fece lui scudo per proteggere salvare una cittadina italiana che stava per essere sparata e fu sparato lui. Cioè, non dobbiamo banalizzare, ecco, il senso di queste cerimonie, di questi onori. Quindi tutti i cittadini italiani vanno portati in Italia, vanno riportati in Italia, ma senza clamori, perché è un fatto normale, senza kermesse. Ecco, poi, questo è un terzo punto. Un altro punto che mi viene in mente è quello che ha destato tantissimo scalpore, tantissimo clamore,
si è parlato di un pagamento di riscatto. Benissimo, questo è un tema divisivo, questo è un tema particolare. E volete, volete sapere come la penso io? Io la penso, forse qualcuno mi giudicherà, forse qualcuno mi fraintenderà, però io onestamente non sono contro il pagamento dei riscatti per portare in Italia cittadini italiani. Però si deve trattare di un'estrema razio, cioè quando io non ho altra possibilità per portare in Italia a casa dai propri familiari un cittadino italiano, un'estrema razio dopo averle provate tutte, ecco, come si fa in tutto il mondo. Però attenzione a questa precisazione, non bisogna mai far trapelare qualcosa del genere, l'informazione riguardante l'eventuale pagamento di un riscatto, mai. E chi lo fa trapelare deve pagare, perché mai si deve sapere in giro che è stato pagato un riscatto. Questo proprio perché i nostri cittadini li dobbiamo tutelare, lo Stato deve tutelare i cittadini italiani, tutti gli italiani all'estero, e deve però, non deve prestare il fianco ad abusi e strumentalizzazioni. Quindi questo è un altro punto che volevo condividere con te, con Anna, Larato e con tutti i telespettatori. E poi l'ultimo punto, in Parlamento se ne sono dette di tutti i colori, però volevo anche condividere questa cosa con i telespettatori. È intervenuta la Turchia, che poi si è presa pure i meriti. Pare che abbia utilizzato una foto con il Photoshop, ha messo un simbolo con la mezzaluna che è la, diciamo, riprende i simboli della Turchia. Ecco, vedete, questo in Parlamento è stato un fatto stigmatizzato. Cioè, noi che abbiamo utilizzato la Turchia dopo tutte le critiche nei confronti dello Stato turco, e molti si interrogano e giungono ad affermare che noi in Africa non contiamo quasi più niente, se non niente. Ecco, allora il discorso riporta la nostra attenzione il fatto che dobbiamo costruire una rete, dobbiamo avere un ruolo, dobbiamo avere un peso importante in tutte queste dinamiche che, diciamo, ci vedono impegnati all'estero. Quindi, cioè, non è che possiamo noi, perché più siamo presenti, attenti, attivi con l'attività di intelligence, più abbiamo la possibilità di tutelare meglio i cittadini italiani all'estero, che sono veramente tantissimi. Ecco, quindi il fatto di essersi affidati alla Turchia, di aver spezzato talune relazioni con stati africani, ecco, questo è un dato politico su cui si può discutere, si può fare una riflessione. Ecco, tutto qui. Io quindi non so come la vedi tu, però ecco, mi sono spinto ad affermare che anche il riscatto, stiamo parlando di persone che vengono sequestrate all'estero, quindi non facciamo poi confusione, non confondiamo le fave con le scorze. Cioè, l'estero è l'estero, i cittadini italiani si trovano all'estero, ecco, sono dinamiche del tutto particolari, non è un caso che tutti gli stati del mondo, ecco, paghino questi riscatti, non è un caso. Onorevole Angiola, la ringrazio nuovamente per la sua disponibilità, quindi ci vedremo a breve, certo, per parlare degli argomenti di quanto è stato realizzato grazie al contributo parlamentare suo e magari dei suoi colleghi del gruppo misto, di altri che hanno avuto, che hanno firmato le stesse richieste, insomma, perché in Parlamento si deve operare in questa maniera, no? Bisogna mettere tutto nero su bianco, ed è giusto che sia così. Certo, se si snellisse un po' la burocrazia diventerebbe uno Stato molto più efficiente. Ma a proposito del DPCM, siamo al 15 maggio. Il Corriere della Sera
pubblica una frase. Io non voglio fare l'analisi grammaticale, però la cosa che più urta, non me, ci mancherebbe, ma i cittadini, i telespettatori, tutti quanti gli italiani, è: ci sarà un DPCM. Ecco, non penso che sia colpa di chi scrive o del titolista, ma questo ci sarà. Ancora deve andare in pensione, cioè siamo al 15 maggio e ci sarà. Ci sarà una vecchia ma ci sarà. Onorevole, qua dobbiamo operare, qua c'è la gente pronta per partire e non ha più fiato perché al sole non ha più energia. Si è ammosciata solo a stare in asta di partenza. Ci sarà, partiremo, partiremo. E quando arriva sto DPCM, onorevole? Qual è il problema? È politico o sono i funzionari che... Qual è il problema? È un problema complesso, perché riguarda la politica che litiga, poi riguarda il rapporto tra la politica e la dirigenza dei ministeri. L'altro giorno in commissione finanze, in commissione bilancio si è bloccato tutto perché non erano ancora arrivati i pareri da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè la Ragioneria dello Stato, quindi diciamo che ci sono anche problemi di rapporti tra politica e la dirigenza che arranca spesso e volentieri, e poi c'è un problema anche di rapporto tra il governo centrale e le regioni, perché anche in questo caso non c'è comunità di intenti. Ecco, quindi il governo diciamo che dice la sua, però poi lascia dei margini in quanto non si riesce a raggiungere una visione unitaria. Ecco, da ascoltare, chiedo scusa se vi interrompo. Anche su queste le seconde case. Sì, onorevole. Quando si potranno andare a parlare. Onorevole. Sì, chiedo scusa se l'interrompo. Ad ascoltare il governatore della Campania, sa che è simpaticone il governatore della Campania. Sì, molto, sì. Ha lanciato, ha detto il governo, e poi ci darà il DPCM. E che cos'è questo DPCM? Arrangiatevi. La stessa cosa che dicono i sindaci, arrangiatevi. Cioè, ma in Italia si può andare avanti con la politica dell'arrangiarsi? Sì, c'è un DPCM che darà nella sostanza ampi margini sia ai sindaci sia alle regioni. E io questo non lo vedo come un fatto positivo, perché poi quando si lasciano tutti questi margini e quindi non si riesce a trovare una sintesi a monte, poi ognuno farà per conto suo e non si saprà chi è responsabile dei disservizi. Ecco, quindi vedo che ho potuto constatare che anche fa comodo questo approccio del DPCM che mi esonera dalla responsabilità. Chiedo scusa, onorevole, la politica invece ha nei suoi fondamenti proprio la responsabilità, perché ricevere un voto è un mandato in bianco che dà l'elettore, è una grandissima responsabilità, è come avere un assegno in bianco, e quindi viene meno proprio il fondamentale, o sbaglio a fare questa provocazione? È proprio così. E questo, come posso dire, vorrei rafforzare questo concetto, che mi pare assolutamente ragionevole, dicendo che la proliferazione di tutte queste cabine di regia, di tutte queste task force, non ha giovato per niente alla individuazione di un soggetto che doveva prendere delle decisioni, doveva assumersi le responsabilità delle decisioni prese. La proliferazione delle numerose task force che sono state costruite a livello ministeriale ha solamente creato molta confusione, cioè ha fatto smarrire il riferimento politico, quello ha creato disordine, e le persone, i cittadini, non hanno più capito chi era il responsabile, che non può che essere la politica. Cioè sentivano parlare queste task force
i loro responsabili o i loro componenti e poi sentivano parlare la politica. Cioè si è creato un cortocircuito, secondo me. Ecco perché invece negli altri stati non si chiamano le task force, ecco, ma molte di meno, però non si fa parlare nessuno della task force, perché parla solo il riferimento politico. Ecco, invece noi non passa giorno che non parli il Colao della situazione, il responsabile della commissione tecnico-scientifica, eccetera, eccetera. Invece al posto di Colao deve parlare Patuanelli, tanto per fare un esempio, dato che stiamo parlando di fase 2, e basta. Oppure deve parlare al posto del presidente o il componente della commissione tecnico-scientifica, il ministro Speranza, e basta. Quindi, perché diversamente si crea un grande disorientamento. E quindi quella responsabilizzazione che il cittadino, ecco, vorrebbe che competesse alla politica, si smarrisce, si crea confusione, si crea disorientamento. Ecco. Non è stato un bel modo di operare, sì. Sì, e poi si fa confusione, per esempio come l'ecobonus, dove tutti siamo contenti, finalmente potrò ristrutturare la mia casa. E poi scopriamo all'interno di questo DPCM che ancora sarà, eccetera, eccetera, tante cose strane, nel senso che, onorevole, se io ho la seconda casa in condominio, posso fare la ristrutturazione. Se invece ho la seconda casa, proprietà singola, non la posso fare. Cioè, che ci sono? Proprietà di serie A, proprietà di serie B, poi l'ecobonus del 110%, già a sentire la percentuale, ci faceva ben sperare, finalmente, sicuramente, toglieremo queste case diroccate dalla nostra Italia, quelle che si trovano nelle zone terremotate, le solidificheremo, faremo gli interventi necessari, muoveremo l'economia. E invece poi scopriamo che non è così. Eppure, diciamo, il coronavirus ci ha detto che dovevamo stare chiusi in casa. E i condomini, secondo me, non sono gli ambienti migliori per tutelare la salute delle persone, perché ci sono molte aree in comuni. Ma questa è una mia interpretazione e la svilupperemo domani con il responsabile della Codacons, che si sta occupando a livello regionale di questo, perché nessuno parla dei condomini, noi l'abbiamo fatto tanto tempo fa e adesso lo faremo domani, approfondendo quali sono le lacune della disciplina anche nazionale del coronavirus a proposito di questo. Ma perché ci devono essere queste differenze? Poi non so se lei è d'accordo, non è d'accordo, sono delle lacune, sono state fatte apposta, c'è incompetenza, c'è superficialità, non ci sono i soldi. Che cosa c'è dietro queste differenze, queste stranezze che a noi sembrano stranezze? Sì, io in effetti non me lo spiego. E approfondiremo tutti questi aspetti e per poi fare delle modifiche non appena il provvedimento arriverà alla Camera per la conversione. Con la fiducia. Ad oggi, onorevole, con la fiducia, fiducia. Purtroppo con la fiducia, c'è un andazzo negativo. No, dico, io presumo una fiducia, perché manca poco tempo, mettiamo la fiducia, poniamo la fiducia. Diciamo che purtroppo il governo è talmente litigioso che ha paura della sua stessa ombra, perché diversamente non metterebbe la fiducia. Ma ci potrebbe essere il rischio? Il rischio assolutamente, perché sul Cura Italia c'è stata la fiducia. E allora quindi perché c'è molta fibrillazione? E l'abbiamo visto per le regolarizzazioni, l'abbiamo visto sul provvedimento delle scarcerazioni e così via dicendo, e c'è molta fibrillazione tra le forze che compongono il governo. Ecco, per quanto riguarda l'ecobonus, è un provvedimento importante, molto, diciamo, non è che avvolgente di tutto, perché dà la possibilità di fare sostanzialmente il cappotto termico all'edificio, e la sostituzione poi di quella caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore. Poi questi due interventi hanno l'accesso al super bonus e ti trainano dentro una serie, diciamo, di altri possibili interventi, come l'installazione dei pannelli solari, gli impianti che riguardano
l'accumulo dell'energia sempre per quanto riguarda i pannelli solari, il rifacimento delle facciate, perché se stiamo parlando di cappotto termico sono aspetti collegati, poi anche l'installazione di colonnine per la ricarica delle automobili elettriche, perché dobbiamo capire che il futuro è elettrico, anche se questa crisi porterà un rallentamento su tutto. Ecco, quindi senza cappotto o caldaia nuova, ecco, neanche questi interventi vanno, vanno al 110%, ma resta lo sconto tradizionale. Quindi tutto ruota intorno a questi due interventi, il cappotto termico, la caldaia nuova. Ecco, allora resta sempre la possibilità di fare tutti gli altri lavori, volevo dire ai telespettatori, con i precedenti bonus, cioè al 65% oppure al 50%. Ecco, con il vantaggio che in questo caso si potrà ricorrere al credito d'imposta, alla cessione di questo credito oppure lo sconto direttamente in fattura, che sono aspetti molto importanti questi. Quindi visto questo credito uno può immediatamente chiedere lo sconto in fattura, quindi c'è questa possibilità, diciamo, generalizzata di usare la cessione del credito con il fisco, ecco, alla banca, lo possiamo cedere alla banca o all'impresa che realizza i lavori e monta gli impianti. Quindi nel primo caso, ecco, si va in banca e si chiede un prestito e si ripaga la banca con la cessione del credito. Ok? Poi ovviamente il prestito paga l'impresa che, col prestito si paga l'impresa che realizza i lavori. Poi per quanto riguarda la seconda strada, quello dello sconto in fattura, è molto importante, questo viene emesso direttamente dal costruttore lo sconto, il credito con il fisco viene poi direttamente, ecco, girato all'impresa che realizza i lavori, che poi lo usa per compensare nei confronti del fisco oppure per portarlo direttamente alla banca. Quindi diciamo che la convenienza è enorme e quindi invito tutti i cittadini e i telespettatori che ci stanno ascoltando a una buona volta, come posso dire, approfittare di queste agevolazioni fiscali. Chi se lo può permettere, adesso ci vuole, viene il fatto di chi se lo può permettere, perché gli sfortunati o quelli che sono diventati in questa crisi sfortunati sono veramente tanti, ecco, chi se lo può permettere, ecco, dia una mano, ne approfitti adesso, perché questo sforzo quindi dà la possibilità non solo di mettere a posto la casa, ma anche di dare una mano all'economia, perché l'obiettivo è quello di far ripartire l'economia, perché l'edilizia è un settore talmente strategico che 1 miliardo di euro speso in questo settore ha un moltiplicatore molto alto per tutta l'economia nazionale. Quindi in questo caso io direi che poi nel percorso parlamentare cercheremo meglio di addrizzare queste criticità che già ci sono, perché c'è un favor legis nei confronti della prima abitazione, dell'abitazione principale. Sì. Ecco, quindi da questo punto di vista dovremo cercare di migliorare il provvedimento durante il percorso parlamentare, sempre che ci diano la possibilità, perché se poi si alza Conte e dice voto di fiducia, o addirittura ecco, nemmeno la possibilità di muovere una virgola, è chiaro il ragionamento, perché caro Gino e cari telespettatori, cioè ci può essere anche, se un provvedimento parte dal Senato e viene definito tutto il progetto in sede di conversione, ok, e viene posta la fiducia. Poi a un certo punto arriva la Camera. Ecco, può essere messa la fiducia, ecco, senza modificare nulla, quindi perché dico questo? Perché se si modifica bisogna poi che il provvedimento ritorni di nuovo al Senato in terza lettura. Potrebbe porsi la fiducia senza modificare nulla oppure dandoci la possibilità di fare dei limitati interventi. In questo caso si pone la fiducia perché il governo ha paura che crolli tutta l'impalcatura e quindi che si faccia un nuovo governo e il provvedimento ritorna al Senato per la terza lettura. Ecco, vediamo che possibilità ci sono, ci stiamo abituando già da tempo alle fiducie. Io ricordo proprio, sono svariate le questioni di fiducia che vengono poste dal Ministro dei Rapporti col Parlamento, sono veramente svariate su tanti provvedimenti. Io
onestamente non credo che oramai siamo in una situazione di totale abuso della decretazione d'urgenza. Ecco, quindi nel momento in cui poi il provvedimento, il decreto legge arriva al Senato e viene posta la fiducia, c'è una compressione violenta delle prerogative parlamentari. Onorevole, a proposito di questa attività, mi viene in mente l'amianto. Non so se è previsto o meno, ma sarebbe magari utile inserire in questa occasione anche la possibilità di rimuovere quelle parti in amianto dei propri condomini, delle proprie abitazioni all'interno di questo ecobonus. Perché poi per l'amianto si spende un bel po' di soldini e nella maggior parte dei casi ce lo ritroviamo in campagna e poi i comuni a spendere il doppio delle cifre necessarie. Ecco, le dico questo, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Non sappiamo se è inserito in questo, magari, boh, non lo so. Glielo dica a Conte, se lo incontra a Conte. Secondo me nel fare il cappotto termico si può utilizzare. Secondo me, laddove c'è una copertura in amianto, si può rifare. Si può smantellare quella copertura di amianto. Siamo contenti. Diversamente, se non si fa questo cappotto termico, lo smantellamento di quanto resta delle coperture di amianto rientra certamente nell'agevolazione del 50%. Sì. Però quell'altro 50% a carico dei cittadini diventa pesantuccio quando non ci sono i soldi. E quindi va a finire in campagna, onorevole, glielo dico già. Sì, al 100% va a finire in campagna, perché è più facile buttarlo in campagna, rimuoverlo senza fare domande e cose varie che non... lasciamo stare, ma diciamo lo Stato dovrebbe venire incontro. E i cittadini sono anche lavoratori, almeno quelli che hanno la fortuna di poter lavorare. Ma il governo cosa ha inserito in questo DPCM a favore dei lavoratori? In questo DPCM c'è una cosa che ci aveva fatto veramente molto arrabbiare, perché il pagamento della cassa integrazione ai dipendenti delle aziende che erano state chiuse, onestamente era arrivato con grandissimo ritardo, in taluni casi non era per niente arrivato. In questo caso abbiamo un sistema, il governo ha adottato un sistema sul nostro stimolo, sulla nostra iniziativa, ecco, per rendere più veloce l'erogazione della cassa integrazione guadagni, poi anche il blocco dei licenziamenti per 5 mesi. Quindi i datori di lavoro, ecco, possono fruire della cassa integrazione per una durata massima di 18 settimane. Ecco, di queste 14 settimane le puoi sfruttare nel periodo tra il 23 gennaio e il 31 agosto, 4 ulteriori settimane dal 1 settembre al 31 ottobre, quindi massimo 18 settimane di cassa integrazione. Se uno snellimento nella procedura, perché il datore di lavoro si potrà rivolgere direttamente all'INPS. Ok, perché prima bisognava passare per le regioni ed era un disastro. L'INPS in 15 giorni, ecco, dall'arrivo della richiesta, deve erogare un acconto, un anticipo del 40%. Tutti i licenziamenti sono sospesi per legge per 5 mesi. Quindi diciamo che da questo punto di vista è un provvedimento positivo. Quindi questo per quanto riguarda i lavoratori. Poi abbiamo anche delle altre proroghe importanti, per le partite IVA per esempio, ecco, per aprile viene confermato il bonus di 600 euro che è stato riconosciuto anche a marzo, quindi, ma questo riguarda una pletora enorme di professionisti, quindi che sono le co-co-co della gestione separata dell'INPS, sono i professionisti che non sono iscritti agli ordini professionali, gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, gli stagionali del turismo, del settore termale, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori agricoli. Per quanto riguarda a maggio, ecco,
per i professionisti che sono titolari di partita IVA, ecco, il contributo, sempre che vadano a perdere almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Quindi a maggio sono 1.000 euro per questi professionisti titolari di partita IVA, però c'è un ragionamento che fa riferimento al reddito, ecco, e quindi che devono aver perso il 33%. E quindi, insomma, ci sono dei sostegni, è previsto anche un'altra misura, il reddito di emergenza, il REM, che non sono i REM, te li ricordi i REM, Gino? E come se non me li ricordo i REM? Ricordo. Certo che me li ricordo i REM. Quella è proprio storia della musica, non queste canzonette di adesso. Losing My Religion, te la ricordi quella canzone? Onorevole, c'è qualche giovane che ci ascolta, non ci esprimiamo troppo. È prevista la misura del reddito di emergenza, il REM, con importi che vanno da 400 ad 800 euro, però occorre un ISEE inferiore a 15.000 euro. Questo riguarda, ecco, tutti i nuclei familiari che sono in difficoltà per effetto del coronavirus. Non è cumulabile, è positivo anche questo. Questo ricordo che non è cumulabile, sì. Per quanto poi dopo abbiamo, diciamo, per le colfe e le badanti, io intervenni su questa cosa perché sono centinaia di migliaia di persone, è stata prevista un'indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e di maggio. Sono persone che oramai fanno parte della nostra società, che sono regolarmente assunte, che lavorano nelle case, che non hanno potuto pienamente lavorare, in quanto si è verificato spesso che questa badante, i parenti della persona anziana oppure che stava poco bene, hanno preferito che non si avvicinasse al proprio parente per evitare un contagio. Quindi, ecco, quindi che da questo punto di vista i lavoratori domestici, quindi che lavorassero per più di 10 ore, se ricordo bene, è riconosciuta questa indennità. Però, ecco, non bisogna anche aver beneficiato di altre agevolazioni previste sempre dal CUR Italia. Ci sono anche dei congedi straordinari più lunghi, oppure bonus babysitter, che sono stati anche ampliati, questi sono importanti. Per quanto riguarda poi, c'è un rinvio dei pagamenti delle imposte. Sì. Quindi le tasse di marzo, di aprile e di maggio vengono rinviate al 16 settembre. Sì. Sì. Poi è la cosa che riguarda tutti i cittadini, anche è quella riguardante lo stop a 30 milioni addirittura di atti e cartelle, quindi che sono cartelle esattoriali per 22 milioni e a atti di accertamento, avvisi di accertamento per 8,5 milioni. Quindi da questo punto di vista, onestamente, voglio dire, era qualcosa a cui bisognava provvedere, non si era provveduto per Cura Italia, abbiamo insistito tanto e vedo che certe nostre battaglie sono andate a destinazione. Ecco, onorevole, la collega Rita Querzè ci ricorda che l'INPS, appunto, come abbiamo detto, parla di circa un mese come tempi, il tempo necessario per le nuove pratiche. Però, detto tra di noi, se noi dovessimo fare un sondaggio, non penso che troveremmo persone ad aver tanta fiducia dell'INPS, non perché non si ha fiducia nell'organizzazione, ma perché finora che cosa è successo? Che secondo un'indagine dei consulenti del lavoro, solo 6 lavoratori su 100 hanno ricevuto l'anticipo dell'assegno dagli istituti di credito. Quindi come si fa adesso a pensare che l'INPS è diventata tanto brava, insomma, che riuscirà? Poi il blocco dei computer, del sistema, non c'è più tempo per la fiducia, oserei dire. È vero che il Presidente Conte continua a mettere la fiducia sui provvedimenti, ma la fiducia che chiede ai parlamentari
E non si può permetterla di chiederla agli elettori, d'altronde nemmeno l'hanno votato, non so se sono chiaro. Quindi che fiducia può chiedere agli elettori che da oltre due mesi sono a casa? Non si votano i presidenti del Consiglio d'Italia, è un pezzo che i presidenti del Consiglio non sono votati. È un pezzo della nostra storia, della nostra grande storia, diciamo, della Repubblica. Dopo Monti nel 2012, dopo Monti abbiamo avuto, aiutami, Letta. Stai tranquillo, stai sereno. Stai sereno. Poi è arrivato stai sereno. Stai sereno. Dopo, Poi è arrivato quindi Monti, Letta, Enrico, Renzi e Gentiloni. Sì. E poi c'è Conte. E poi c'è Conte. Quindi ci siamo un po' disabituati ai leader che si presentano in campagna elettorale, che vincono le elezioni e che poi vanno al governo. Sì, va bene. Prima o poi ritorneremo ad abituarci. E per i comuni ci sono i soldini sufficienti per i comuni? Per i comuni ci sono una serie di sblocchi di provvedimenti. Questi riguardano per esempio... Sì, ci sono una serie di sblocchi. Di sblocchi di provvedimenti molto importanti. Per esempio viene istituito un fondo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, perché poi gli enti locali si sono visti privati di tutto, dagli introiti del trasporto pubblico locale fino ai versamenti dell'imposta sull'immondizia. Esatto, quindi... un po' adesso ci sono anche i provvedimenti sulla COSAP e la TOSAP che sono sospesi per tutte quelle aziende del settore turistico. Ecco, quindi poi viene anticipata l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio, che sono sempre delle risorse che aspettavano i comuni, che vengono solamente anticipate. Poi ancora, mi sono preso qui un appunto, cioè viene introdotta una semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui, nel senso che basterà la delibera di giunta, e questo è molto importante, quindi senza necessariamente dover attendere la deliberazione di consiglio comunale. Poi ancora viene creato un fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, questo è molto importante, questo aspetto, per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, perché i debiti della pubblica amministrazione sono di un'entità sconfinata. Poi vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti TARI, IMU, ecco, portandoli al 31 luglio anziché al 30 giugno, in maniera tale da far corrispondere questi termini con il termine di approvazione del bilancio di previsione, che è stato rinviato. Poi è stata abolita la prima rata IMU, ecco, quindi questo è molto importante, non si verserà entro il 16 giugno la prima rata dell'IMU, si prevede quindi questa abolizione per tutti gli immobili nella classificazione catastale D2, quindi per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli osteri della gioventù, dei campeggi, a condizione che chi gestisce sia anche il proprietario. Quindi l'IMU ha giugno non si paga. Poi ancora c'è un fondo per il ristoro parziale dell'imposta di soggiorno, perché i turisti in questi mesi non si sono per niente visti, quindi non hanno pagato 1 euro, 2 euro, 3 euro a seconda della qualità turistica del comune. Per quanto riguarda TOSAP e COSAP, che dicevi tu, c'è la tassa sull'occupazione delle repubbliche e il canone, con le, diciamo, il corrispondente canone, esonera dal pagamento di tutte queste tasse fino al 31 ottobre del 2020. Poi ci sono delle dotazioni speciali per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in particolare tutte quelle aziende del trasporto pubblico che hanno subito delle perdite importanti. C'è anche un fondo a proposito di scuole, e quindi riguarda sempre il comune, per le scuole paritarie, ma è un fondo che mi parlava l'onorevole Rospi, lui è molto sensibile nei confronti delle scuole paritarie, cioè quelle private, e che poi sono tanto diffuse nell'ambito
nell'ambito della scuola della Chiesa Cattolica, eccetera. Quindi viene incrementato di una piccola somma, di 15 milioni di euro, il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione. Quindi a quei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statale è previsto questo contributo, ma ci sono, diciamo, molte critiche. Cioè queste scuole paritarie, che non hanno potuto poi dopo incassare, perché non hanno prestato i servizi, ma poi gli stipendi li hanno dovuti pagare lo stesso, insomma, ecco, queste scuole, o le utenze, le bollette, queste scuole, ecco, c'è una lamentela molto forte, chiedono molto di più, molto di più. Anche, qui, sì, anche gli utenti, quindi, si sono lamentati perché vogliono avere la libertà di poter scegliere se è pubblica o privata, insomma. Io sono a favore della scuola, della scuola pubblica, sì, e della scuola privata. Prego, la scuola pure pubblica? Della scuola privata. Ah, no, perché privata. Stavo per dire, e quindi mi ha preso in contropiede, onorevole. Io pensavo che dicessi io sono per il pubblico e basta. No, no, io sono per tutte e due, perché io ritengo che diciamo, mi ha sorpreso. Io sono per il pluralismo nella formazione. Ah, benissimo. No, io non sono sorpreso per questo suo ideale, ma per il suo ruolo, insomma, ecco, va bene, comunque. No, no, ma mi interessa sapere tu come la pensi. No, no, io sono, certo, ma io sono d'accordo con lei. Io la scuola... Il cittadino deve avere la possibilità di... La considero una grande risorsa, di scegliere. Deve avere la possibilità di scegliere. Certo, certo, anche perché grazie alla privata dà maggiori stimoli a quella pubblica, insomma, come le emittenti locali per le emittenti nazionali. Ecco, a proposito di emittenti locali, il senatore Paragoni ha parlato, vabbè, ma lasciamo stare, poi magari qualche giorno avremo la fortuna di intervistarlo pure, grazie a qualche amico romano. Allora, te lo dico già da adesso. Mi dica nell'orecchio, onorevole. Il senatore Paragoni lo puoi intervistare quando vuoi. Anche lunedì. Anche lunedì. Interessante. Anna, prendi appunti. Un orario. Sì, già segnato. Lo facciamo intervenire in diretta. Ci mancherebbe, abbiamo bisogno, perché vedo che quando va ospite in alcuni programmi, dove lui ogni tanto va, ma lei non lo chiamano mai, come tanti altri, non so se sono chiaro, tenta di parlare. Quando parla c'è qualcuno che alza la voce e con questa tecnica non riesce più a parlare. No, insomma, sappiamo le tecniche quali sono. Però, onorevole... Guarda, per quanto riguarda Gianluigi Paragone, è una persona di una grande intelligenza e oltre ad essere una persona molto intelligente, ha fatto la gavetta, un politico sopraffino, sì, ed è anche un caro amico, sì, quindi quando tu vuoi, sì, se vuoi possiamo anche calendarizzare per lunedì pomeriggio, ecco, negli orari, nella fascia oraria, sì, oppure in una giornata che magari lui, che è più comoda per lui, sì, ma sicuramente non si sottrae, una persona, sì, molto disponibile. Sì. Ma io ho avuto conferma ieri sera che siete amici. Allora, dicevo, onorevole, in conclusione, la lascio subito libera, non dalle nostre domande, ma per gli impegni, perché non vorrei che allora il problema è questo, non vorrei che ne approfittassero, perché dicono non si angiola l'onorevole impegnato con Telemike, qualche altro con qualche altro, adesso dobbiamo procedere su alcune cose, bisogna fare attenzione in questo periodo, tra fiducia e approfittarsene fanno qualche marachella, bisogna avere gli occhi aperti e le spalle ben coperte. Ma lei, la saggezza femminile della mamma, le mamme, viene sempre fuori nei momenti difficili come questo. E allora, dicevo, onorevole, ma lei conosce Pierpaolo Sileri? Certo. E perché? No, non le chiederò di intervistarlo, non si preoccupi. No, volevo chiederle, ma quando lui dice, almeno il giornale riporta questo, Sileri attacca il dirigente, sparito da più di un mese, causa al Ministero della Salute,
Poi quest'altro articolo, manovra Renzi, la testa del capo INPS in cambio del salvataggio di Bonafede, che mi ricorda tanto i boss che sono stati liberati agli arresti domiciliari attualmente, e sono voci di corridoio, sono fake news, ci dica solamente se dobbiamo ritornare a parlarne o dobbiamo strappare queste pagine. E la questione Sileri sicuramente uno che si sa far sentire, è un medico ed è un professore universitario, quindi evidentemente si è visto poco affiancato in questa fase molto delicata dai suoi dirigenti di riferimento. Per quanto riguarda questa questione qui del capo dell'INPS e del ministro Bonafede, onestamente penso che pagheranno, come posso dire, un prezzo i 5 Stelle per il mantenimento al governo del ministro Bonafede. E questo prezzo sarà probabilmente a stretto giro un impasto di governo dove sarà salvato lui, ma probabilmente i 5 Stelle perderanno qualcosa. Ecco, quindi in politica quando non si vuole ammettere un errore, poi devi tacitare i compagni di partito, diciamo i compagni di viaggio di partito, li devi tacitare con un, come posso dire, un corrispettivo idoneo, non basta la pacca sulla spalla. E quindi vedo che arriva anche il momento per attaccare il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, e proprio perché diciamo, certe cose non passano inosservate e bisogna passare all'incasso del fatto che il ministro Bonafede, avendo sbagliato da tutti i punti di vista, era uno che doveva lasciare. E la dimostrazione ultima del fatto che avesse sbagliato è nel provvedimento finale che è stato adottato per rimettere in carcere i mafiosi. Per tentare di rimettere in carcere i mafiosi perché, come posso dire, si tratta di un provvedimento che la politica attenta nell'esercizio delle sue funzioni, non solamente di indirizzo, ma anche di controllo che vuol dire vigilanza, che vuol dire sindacati, che vuol dire verifiche ispettive, che vuol dire poteri di iniziativa disciplinare. E intercettazioni. La politica è stata carente. Quindi, sì. Ecco, il fatto che si adotti oggi questo decreto legge è un, come posso dire, la dimostrazione che lo si poteva fare che prima. La politica sì. È stata carente. Che lo si poteva fare prima. E allora mi aspetto che questa carenza da parte della politica, in questo caso da parte del ministro Bonafede, sarà, voglio dire, le altre forze politiche che fanno parte del governo passeranno all'incasso in quanto chiederanno qualcosa per aver chiuso un occhio rispetto al fatto che Bonafede dovesse abbandonare. C'è una mozione di sfiducia che comunque è al Senato sul ministro Bonafede. Non so bene come, a che punto è, quando la discuteranno. Non mi risulta che l'abbiano già discussa, ma sarà discussa nei prossimi giorni. Per quello che risulta a me, non vorrei, come posso dire, aver tralasciato cose importanti, però sono fatti del Senato, ma sono molto importanti. Se ne discuterà nei prossimi giorni ed è chiaro che qui può succedere di tutto. Grazie onorevole Nunzio Angiola per la sua disponibilità e per il tempo che ci ha nuovamente dedicato. Io sono io che ringrazio te, Gino, saluto Anna Larato, la giornalista. Grazie onorevole per quelle belle spiegazioni che ha dato. Della Gazzetta del Mezzogiorno, la Gazzetta che sta attraversando momenti molto difficili.
Io mi auguro che questo infinito patrimonio culturale, di storia, dell'editoria regionale e interregionale non vada disperso. Ecco, quindi io mi auguro che la Gazzetta sia salvata con tutti i suoi dipendenti. Quindi ringrazio voi e ringrazio tutti i telespettatori per l'attenzione. E quando volete io sono a vostra disposizione. Approfitteremo, grazie, grazie onorevole. Buon lavoro. Buona serata, mi raccomando, non demorda, sempre in gamba. Buona serata, grazie. E guarda un po', cara Anna. Chiedono... Mi piace perché spiega bene, l'onorevole ci dà come dei chiarimenti. Abbiamo capito quello che avremo dal questo nuovo decreto, quindi abbiamo capito un po' meglio. Sì, e guarda un po', chiedono la fiducia continuamente ai parlamentari e a noi non la vogliono più chiedere andando al voto. Certo che è strana molto, Gino. Molto strano. Chiedono la fiducia, tolgono ai parlamentari la possibilità di fare i correttivi. Ma io chiedo scusa, ma come è possibile una cosa del genere su argomenti così importanti dove i parlamentari sono il riferimento dei singoli territori e sentono quindi le necessità più di un ministro, più di un presidente del Consiglio? Chi meglio dei parlamentari? E quindi che dialogano con le regioni, che dialogano con i sindaci, possono sapere questo. E poi ci lamentiamo del fatto che i DPCM, seppur arrivino in ritardo, possono essere così indigeribili. E naturalmente se la Camera non esprime la sua attività come democraticamente è deputata a fare, è naturale che poi le tensioni possano salire e quindi poi ci si lamenta facilmente dei provvedimenti. Anna, io direi che possiamo concludere oggi la nostra trasmissione perché abbiamo abusato abbastanza anche dei nostri telespettatori e delle nostre telespettatrici. Insomma, ringraziamo come sempre. Certo. Che vedo che ci seguono e grazie. Sono due ore ormai di trasmissione e quindi possiamo tornare alla nostra programmazione e adesso dicendo a chi ci ascolta che ci andiamo a riposare, andiamo già a preparare il prossimo collegamento, il prossimo programma. Abbiamo la diretta alle 19, poi abbiamo a partire da domenica il triduo, perché dobbiamo onorare il nostro santo protettore, cara Anna, Sant'Eustachio, quindi il triduo parte da domenica 17, lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 la festività di Sant'Eustachio. Sappiamo quindi che domenica 17, quando parte il triduo, quello che noi trasmetteremo e quindi la celebrazione che si svolgerà a porte chiuse nella chiesa, nella nostra concattedrale di Acquia delle Fonti, poi ci saranno comunque in diretta sia il lunedì che il martedì che il mercoledì altri collegamenti da parte nostra. E quindi c'è da lavorare, cara Anna, e noi lo facciamo, e noi lo facciamo come lo fanno tutti gli operatori della comunicazione, i giornalisti. Ce ne sono tanti che rischiano anche la vita, ce ne sono tanti, dobbiamo dire, tantissimi, di cui forse non parliamo abbastanza. Dovremmo fare una trasmissione, Gino. Certo, dovremmo certo. Dedicarla anche a chi è stata vittima della mafia. Certo, e quindi intanto approfittiamo del fatto che la settimana prossima intervistiamo il senatore Paragone. L'occasione mi piace questa cosa, quindi non ho visto che sei contentissimo. Sì. Ti stimola molto. Sì, diciamo, gli devo fare qualche domanda birichina, mi piace. Prima di tutto gli devo chiedere quella cosa che porta al polso lì sulla sinistra, tutti quei braccialetti che sono. Tutti quei girotondini che ha, perché tutti quei colori, che cosa significano, tu che sei più esperto? Sicuramente avranno un significato. Ma politico o culturale? Sicuramente. O politico o culturale?
Senti Gino, poi dobbiamo anche, ti ricordo un collegamento da mettere in agenda, siamo nel mese della Madonna, tu sai a che cosa mi riferisco, dovremmo sentire qualche devoto. Lo facciamo quando? Lunedì? Vediamo, lunedì. Proprio, ma penso di sì, perché sì. Poi così ci anticipano cosa stanno facendo, a che punto sono. Certo. Certo, vedremo un po' le novità di questo. Il mese mariano, sappiamo, oggi siamo il giorno 15, 15:05, quindi abbiamo questi numeri per chi va a giocare, si gioca ancora all'otto, penso di sì. Ma no, non me ne parlare, ecco, dobbiamo collegarci con Don Mimmo Natale, non me ne parlare, ma come fanno? Perché dobbiamo parlare di che cosa? Di l'ottopatia? Della ludopatia. Ludopatia, certo, ma come si fa, anziché essere una delle ultime attività ad essere aperta, è stata una delle prime, ma è veramente assurdo. Don Mimmo Natale, io l'ho intervistato un po' di tempo fa, proprio anche per quanto riguarda l'usura, mi parlò molto, molto chiaro, mi raccontò diverse storie. Ritorneremo. Dovresti affrontare. Ritorneremo su questi argomenti. Grazie a voi tutti di averci seguito. Appuntamento al sabato dalle 16 alle 18, mentre più tardi alle 19 con la chiesa di San Domenico, Don Peppino Pietroforte. Momento di spiritualità. Buonasera a tutti. Buon proseguimento, buona serata a voi tutti.